risuona un pochino dietro a questo Vangelo, a questo episodio, la preghiera di Gesù, che anche invita a fare nostra, perché lui ha compassione delle pecore senza pastore. Quando vede tanta folla che vaga come pecore da sole, indifese, che sono senza pastore, al colmo della commozione dice: pregate il padrone della messe perché mandi nella sua messe operai per la sua messe. E subito forse noi pensiamo ai sacerdoti, ai missionari, ai religiosi, mentre il Signore parla dei cristiani. Gli operai sono i cristiani, perché qui appare qualcosa di diverso, perché c'è la compassione di Gesù e c'è l'evento di una guarigione che non può rimanere nascosta e produce l'effetto che Gesù non poteva entrare più pubblicamente in una città e rimaneva fuori in luoghi deserti, perché venivano da lui da ogni parte. Ma possiamo chiederci come mai questo non accade, ma a me non sembra che nei quartieri di Roma o in altre parti del mondo, alle nostre celebrazioni, venga tanta gente da ogni parte, che neanche più entrano dentro le chiese. A parte che in questo tempo proprio è il contrario. Che succede? Questo Vangelo è molto più importante di tanti convegni che si fanno, e forse sarebbe importante meditarlo, scrutarlo anche in questo tempo di sinodo. Che la lebbra non è una malattia qualunque. La lebbra significa l'isolamento, il non poter avere relazioni con le persone, adesso già non più, ma a quel tempo la si riteneva infettiva. Ciò significa che i lebbrosi dovevano vivere da soli in cittadelle a loro dedicate, e mentre passavano, mentre camminavano per la strada, dovevano gridare: lebbroso, lebbroso, perché le persone non avessero la sventura di incontrarlo e di avvicinarsi. Questa è un'immagine molto profonda, parte di quello che Dio sta dicendo a noi attraverso questo tempo con il virus, una cosa molto seria. Ci sta svelando la solitudine profonda che c'è nel nostro cuore e la paura che abbiamo dell'altro, che l'altro può farci del male, può portarci la morte. Ma questo è veramente dentro di noi, e questo uomo lebbroso non ce la fa più a essere in discomunione con i suoi fratelli. Questo lebbroso è immagine di tutti i mariti che non possono amare la moglie veramente, che non la possono forse perdonare, non la possono accettare, sono delusi dalla moglie ma non riescono ad avvicinarsi a lei, ma non ce la fanno più a vivere in discomunione con la moglie, o la moglie col marito, o con i figli, o con i genitori, nella comunità cristiana, con quel fratello, con quella sorella, nelle comunità religiose. Questo uomo è Adamo ed Eva dopo il peccato, immagine della discomunione, perché Adamo, di fronte al Signore che lo viene a cercare, lo trova, per giustificarsi subito addossa la colpa a Eva, a Dio e a Eva: la donna che tu mi hai messo accanto mi ha fatto peccare. Tagliato con Dio, automaticamente si era tagliato tra Adamo ed Eva, già era apparsa la discomunione orizzontale, perché questa deriva ed è frutto della comunione verticale con Dio. Se non sono in comunione con Dio, sono in discomunione con i fratelli, questa è la verità. E poi questo lebbroso è anche immagine di Caino, che, come dice il libro della Sapienza, è stato un ingiusto che, allontanatosi dalla sapienza, dalla comunione con Dio, nella sua collera perì per il suo furore fratricida. E quanti esempi abbiamo di questo nelle lotte fratricide per l'eredità, per i giudizi, per la gelosia? Quante vite passate a pensare che il padre aveva più amore per il fratello maggiore o minore, o la madre era più attenta alla sorella, eccetera. E questo poi si estende nelle famiglie che si formano, si trasferisce ai figli e poi ai figli dei figli, eccetera. E questo, anche questo tempo, il Signore ci deve dare occhi per vedere quello che sta succedendo, perché siamo così fragili, così friabili di fronte a un evento difficile, mentre in tempi diversi c'era uno sguardo di fede. La verità è che abbiamo tagliato con Dio già da tanto tempo, e questo va di pari passo con la discomunione tra i fratelli. Ed è la discomunione che impedisce alle persone di avvicinarsi al Signore, è la discomunione che scandalizza le persone, e scandalizzare significa far inciampare nel cammino verso Dio quello che scandalizza le persone, quello che mette una intercapedine tra gli uomini e Dio, è la nostra mancanza di fede. Per questo il Signore dice: quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede sulla terra, perché è la fede la nostra relazione con Dio, il nostro abbandono in Dio, la nostra comunione con Dio, è il nostro fidarci di Lui, il nostro affidarci a Lui, la fede, l'essere figli di Dio e vivere da figli di Dio, nella certezza che Lui provvede a noi, che Lui ci ama.
ama, che ci prende per mano anche quando passiamo per valli oscure, per crisi, per difficoltà, anche quando il fratello, la sorella, le persone non ci capiscono, si chiudono a noi, cadono in peccati, ci fanno del male. Quindi vivere abbandonati a Dio anche quando le cose stanno difficili, un ateo, un lontano non potrà mai venire alla Chiesa se non vede comunione con Dio e comunione tra i fratelli. Come potranno credere se si sfalda la comunione, che è esattamente il muro in cui si infrangono le speranze di ogni uomo? Perché questa generazione è una generazione di lebbrosi. Come farà una generazione di lebbrosi a fidarsi a un Dio che lascia i suoi figli lebbrosi? Per questo nella Chiesa, nella comunità cristiana, nelle famiglie, nella nostra vita, l'unica via è la conversione, il ritorno a Dio, il convertirci, umiliarci, metterci in ginocchio davanti a Dio. Questa è la vera risposta in questo tempo così difficile, come in ogni tempo. Inginocchiarci: sono in discomunione con mio marito, sono in discomunione con mia moglie, con i miei genitori, con i miei figli. In ginocchio: Signore, Signore, abbi pietà di me. Se tu vuoi, puoi guarirmi. Questo mettermi in ginocchio, prostrarmi davanti al nostro Signore Gesù Cristo, è il desiderio di essere riconciliato con Lui, di accogliere la sua compassione, di rientrare in comunione con Lui. Perché il Signore è già lì, ha compassione, già sta patendo i frutti avvelenati della discomunione. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lì si è fatto lebbroso, lì è stato solo, solo sulla croce. C'era sua madre e Giovanni, tutti gli altri l'avevano tradito, tutti lebbrosi, perché lui si era fatto lebbroso e aveva accettato di entrare nella solitudine più totale, sino alla morte, sino alla tomba, e da lì è risuscitato. La compassione di Cristo ha vinto la solitudine, ha vinto la lebbra del cuore, ha vinto l'isolamento, ha vinto l'egoismo, ha vinto la superbia, il superio che ci illude di essere Dio e ci fa invece restare soli più che mai. È Lui che mi riconcilia, che ha compassione, stende la mano sulla croce e ci tocca. È la mano stesa sulla croce che lo rende compassionevole, che lo fa partecipe della tua passione, della mia passione, della mia solitudine. È lì che noi incontriamo Cristo, proprio al fondo della nostra solitudine, dove Lui stende la sua mano e fa arrivare l'amore di Dio, fa arrivare Dio nella morte, fa arrivare Dio nella negazione di Dio, fa arrivare la comunione di Dio nella discomunione, riallaccia la comunione che abbiamo tagliato, è quel braccio teso che ci ricongiunge attraverso di Lui al Padre, che ricostruisce, ricrea la comunione, è quel braccio teso che rimette in comunione ciò che era in discomunione. E quando sperimentiamo questo e lo viviamo nella nostra vita, attraverso la preghiera, attraverso l'incontro con il Signore nella parola, attraverso i sacramenti della Chiesa, lo stesso braccio teso di Cristo attraverso di noi arriva al marito, alla moglie, al fratello dal quale ci siamo separati per la discomunione. È sempre Cristo che attraverso di noi, in noi e tra noi stende la sua mano e ci tocca e ci guarisce, cioè ci ridona la comunione, ci libera dall'egoismo, dalla superbia, dalla chiusura in noi stessi, per aprirci in un amore che ci spinge a donarci, ad uscire da noi stessi, a dimenticare noi stessi, i nostri schemi, e ad entrare in comunione donandoci completamente all'altro, rinunciando al nostro io perché l'altro possa essere accolto così com'è. Perché questa è l'esperienza che abbiamo fatto con Cristo, il braccio teso di Dio che ci abbraccia e ci riconduce nella comunione con il nostro Padre, ricostruisce, ricrea una comunione indissolubile ogni giorno, e da lì la comunione con i fratelli, e da lì il segno che chiama a conversione, chiama al Signore tutte le persone che sono accanto, perché la salvezza di questa generazione passa dalla nostra conversione, dalla mia conversione, dal mio mettermi in ginocchio per riconciliarmi con Dio e così riconciliarmi con tutte le persone che sono accanto a me. Da lì si può ricominciare, da lì ricomincia la comunione in una famiglia, in una comunità cristiana, nella Chiesa. Quando appare questa guarigione, quando appare una comunità che si ama veramente, e sono uniti veramente, come dice il Signore, perché siano una sola cosa, come io sono in te, tu sei in me, io in loro, perché siano una cosa sola, allora il mondo vedrà e crederà, allora ci saranno le parrocchie piene, o la casa di un cristiano piena, o un centro di evangelizzazione pieno, o al bar, tutti verranno vicino a te, perché se si vede un cristiano che è in comunione, che ama come San Francesco per esempio, tutti ti seguono, dicevano San Francesco. Che cos'hai tu? O Cristo, o il suo amore, il più vile, amato e perdonato, e che per questo abbraccia un lebbroso, abbraccia un nemico, abbraccia uno che gli faceva schifo, e in quello nasce la fraternità, i frati, la comunità cristiana, come un segno
Dio per quella generazione. Che Signore ci conceda in questo tempo così difficile, più di ogni altra cosa, metterci in ginocchio. Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. Lo voglio. Ti ridò la comunione con tuo marito. Ricostruisco la tua vita con i tuoi figli, con i tuoi genitori, con quella sorella che magari sono anni che vi giudicate. Faccio una cosa nuova. Questo è il sale, la luce e il lievito che salva questa generazione.